Cartoline di scienza, quando la scienza ti porta in vacanza. Un podcast di Laura Busato e Marina Minga. Mentre fa la valigia per tornare a casa, Luca, dopo un weekend passato immerso nella natura nel cuore dell'Umbria, si ricorda di dover fare una cosa molto importante. Per fortuna, vicino all'ostello dove alloggia con i suoi amici, c'è una vecchia edicola, dove trova tutto quello che gli serve. Cari nonni, avete visto? Ho mantenuto la promessa e vi ho mandato una bella cartolina dalla cascata delle Marmore. Così la potrete mettere insieme a quelle che vi mandavano papà e zia quando avevano la mia età. Ho passato proprio un bel fine settimana qui. Ho fatto tanto sport e tante camminate. Il panorama è veramente bellissimo. Mi dispiace che non possiate vederlo anche voi di persona, ma spero che la cartolina renda l'idea. Ci vediamo presto. Luca! Sullo sfondo un po' ingiallito della cartolina, tre riquadri dai bordi arrotondati mostrano altrettante viste della cascata delle Marmore, che ci appare in tutta la sua maestosità. Tra la vegetazione rigogliosa e piena, l'acqua della cascata scorre con potenza tra le rocce, per poi tuffarsi verso il basso con dei salti alti decine di metri. Si alzano così grandi nuvole di minuscole goccioline che incorniciano la scena donandole un aspetto incantato. La cascata delle Marmore si trova quasi perfettamente al centro della penisola italiana, nella Val Nerina, a pochi chilometri dalla città di Terni. Formata dal violento incontro tra il fiume Velino e la sottostante Gola del Nera, deve il suo nome al candore delle rocce che la caratterizzano, che grazie alla presenza di sali di carbonato di calcio danno l'impressione di essere marmo bianco. Ma questo luogo altro non è che una maestosa opera di ingegneria romana, vecchia di millenni. È stata infatti creata nel 271 a.C. per risolvere vari problemi causati dalla particolare configurazione geologica del territorio circostante. Il corso del Nera era infatti ostacolato dalla presenza di massicci calcarei e questo, insieme all'assenza di un vero e proprio letto fluviale, provocava frequenti e disastrose inondazioni, nonché la formazione di zone paludose stagnanti, nocive per la salubrità del luogo. La modifica dell'area naturale è cominciata così con la costruzione di un canale ed è proseguita fino al Rinascimento con ulteriori lavori, dopo i quali ha assunto l'aspetto che ha ancora oggi. Nel XIX secolo, poi, l'abbondanza e la potenza dell'acqua della cascata hanno cominciato a essere utilizzate per la produzione di energia idroelettrica e ciò ha contribuito alla nascita di diversi complessi industriali. Ancora oggi la cascata delle Marmore è una cascata a flusso controllato. Questo vuol dire che non è sempre aperta a pieno regime, poiché in determinati momenti della giornata l'acqua viene deviata verso le centrali per produrre energia, diminuendo il suo flusso e lasciando intravedere le rocce sottostanti. Quindi, se volete assistere allo spettacolo della cascata in tutta la sua potenza, vi suggeriamo di controllare gli orari di apertura e di rilascio delle acque riportati sul sito ufficiale. È possibile ammirare la cascata da vari punti panoramici, raggiungibili grazie ad altrettanti sentieri. La vostra passeggiata sarà immersa in una vegetazione lussureggiante, tipica della macchia mediterranea. Alla biodiversità di questo territorio contribuisce anche la fauna, che vi trova una perfetta dimora. Ne sono un esempio i tantissimi uccelli che popolano questa zona, alcuni dei quali, come il merlo acquaiolo e la ballerina gialla, specie uniche al mondo. Allora, pronti per partire? Cartoline di scienza, quando la scienza ti porta in vacanza. Appuntamento alla prossima cartolina. Buon viaggio!